Ciao, sono Silvia e oggi con questo tutorial giocheremo ai labirinti. Alla fine di questo video troverete dei link, uno audio che vi permetterà di sentire i suoni attraverso le cuffie e uno cartaceo che vi darà la possibilità di avere tre labirinti di difficoltà crescente. Per fare questo gioco avrete bisogno della traccia grafica e delle cuffie. Dovete mettere le cuffie e, stando ben attenti, sentirete il suono solo all'orecchio destro oppure solo all'orecchio sinistro o dietro o in movimento da destra a sinistra. Sarà molto divertente trovare la strada giusta proprio tracciando il percorso nel labirinto in base alla localizzazione sonora che sentirete. Nel labirinto numero 1, per esempio, partiremo sentendo il primo suono a destra e poi decideremo se andare ancora a destra o dietro in base alla localizzazione sonora e si procederà in questo modo fino ad arrivare all'uscita. Finito il labirinto, potrete trasformare questo gioco dando sfogo alla vostra fantasia e questa potrà diventare una mappa del tesoro. Potrete giocare così con i vostri bambini muovendovi nelle varie direzioni all'interno della vostra casa e trovare l'oggetto nascosto. Con questa attività abbiamo lavorato sull'attenzione uditiva, il linguaggio perché abbiamo denominato i vari suoni, la capacità di ascolto e l'organizzazione spaziale. Questi sono tutti prerequisiti utili per la lettoscrittura. Bene. Ora non vi resta che scaricare il materiale seguendo il link in descrizione. Io vi saluto e vi ricordo che Lido resta con voi.